Secondo capitolo di esercizi di manualità fine, sempre con la pasta modellabile tipo di dough o quella che abbiamo creato noi in casa. Partiamo suddividendo la pasta in modo da averne una pallina in mano che cominciamo poi a lavorare con entrambe le mani e poi con entrambe le mani sul tavolo. Andiamo a creare il solito bastoncino stirando la pasta dal centro verso le estremità. Quando il bastoncino avrà una lunghezza superiore ai 20 cm, andiamo poi a realizzare l'esercizio di oggi che prevede l'uso di tre dita, pollice, indice e medio. Pinzo fra tre dita, ruoto leggermente, stacco. Pinzo, ruoto, stacco. Pinzo, ruoto, stacco. E andiamo così fino alla fine del nostro bastoncino. Poi lo rimpastiamo, prima tra le mani, facendole scorrere in avanti e indietro e poi sul piano del tavolo, partendo dal centro e andando verso le estremità. Cercate di realizzare un bastoncino che abbia uno spessore uniforme, andando a premere maggiormente con le mani nei punti di maggior spessore. Una volta che il nostro bastoncino sarà pronto, cominceremo pollice, indice medio a premere e a ruotare. Se riuscite, una volta ruotate in senso orario e la volta successiva in senso antiorario per avere alla fine un bastoncino che avrà assunto un movimento come di onda. Per oggi è tutto. Buon lavoro!